Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un altro video. Premessa, ho i capelli bagnati, uno, ho poco tempo, due, ho iniziato, per chi non mi seguisse su Instagram, che è molto più aggiornato rispetto ai video su YouTube ovviamente, ho iniziato a lavorare per fare una sostituzione estiva da IKEA. Diciamo che se prima pensavo adesso avrò più tempo per il canale, come vi ho detto nel precedente video, cercherò di essere più presente, bla bla bla, e non è più fattibile, cioè io farò ovviamente il più possibile quello che riesco a fare. Se prima al centro commerciale Fiumara ero part-time e mi sembrava tanto 6 ore, non riuscivo a organizzarmi tra la casa, le amiche, il mio ragazzo e ovviamente YouTube e le mie passioni come leggere e ovviamente le commissioni che ci sono da fare, quindi quelle cose come pagare bollettini, andare in posta, eccetera. Ora che di ore ne faccio 9, con un'ora di pausa pranzo, e non ho proprio tempo per fare nulla. Tra l'altro, ora sono riuscita ad avere il giorno di riposo, quindi il prossimo ce l'ho dopo un bel po' perché c'è un incrocio di destini amari, nel senso che lì all'IKEA sono con l'acqua alla gola, nel senso che molti sono andati magari in ferie, molti sono in malattia e quindi c'è poca gente, c'è poco personale più che altro e hanno bisogno di più persone. Ci doveva entrare con me una ragazza che doveva entrare nel mio stesso settore. Io sono nella camera da letto con i materassi. Quindi io mi occupo, rido perché sembra quasi fatta apposta. E io mi occupo delle camere da letto e materassi, so quasi tutto. Ormai sono pochi giorni, ma so già tanto la differenza fra quelle a molle, molle insacchettate, la schiuma, il lattice, il poliuterano espanso. So molte cose e doveva entrare con me, però questa doveva studiare, non aveva il tempo e quindi ha rinunciato e io mi sono trovata da sola a dover affrontare anche il suo turno, cercare di coprire anche un po' il suo finché IKEA non troverà qualcun altro. Quindi sto facendo delle ore davvero alte, cioè più o meno da quando ho iniziato ormai sono quasi 5 giorni. E io faccio almeno 9 ore, cioè, quindi io entro al mattino ed esco la sera e ho veramente poco tempo, anzi che sono riuscita a finire un libro in tutto ciò. Però va bene, questo è il mio giorno di riposo e ho deciso di registrare i prodotti finiti come sempre con la mia sacchetta di Kiko. Sapete che questo video è in collaborazione con Roberto, ovvero la Infin Colors, e vi lascio tutti i riferimenti a fine pagina. Cercherò di farlo, se non, cioè, se non lo vedete subito, presto comparirà il canale, appena finirò di parlare nel video, il canale di Roberta, il suo video, così non potete sbagliare. Allora, iniziamo con il classico dei prodotti finiti, quello che si trova ovunque, ovvero le salviettine. Queste sono quelle multiuso della Fria, 80 pezzi con olio d'argan. E aveva questa pratica apertura flick e flock. Ovviamente non ci sono PEG, siliconi, parabeni, allergeni, saponi alcalini e fenossietanolo. Quindi non c'è praticamente nulla. Cosa non mi è piaciuto di questo? Perché qualcosa non mi è piaciuto. Ogni volta che ne prendevo uno ne tiravo fuori 100. Non è per niente pratico. Capisco che la confezione ne contenga, se non sbaglio, 72. 80, capisco che ci sono 80 pezzi all'interno, però se me ne devo sempre tirare 5 fuori non ha più senso, quindi questa tipologia non mi è piaciuta. Poi ho terminato anche queste e ne ho un altro che sto usando adesso. Le adoro, sono le Laurella, le avevo già provate tempo fa, poi sono diventate tipo famose, raramente se ne trovano. Perché? Perché a un prezzo economico sono struccanti in quei periodi in cui sei stanca, ritorni dal lavoro, che a malapena riesci a mangiare qualcosa e
E di certo ti passa la voglia di struccarti tutta, allora passi in una botta questa, poi magari l'indomani mattina togli qualcosa di più, ma diciamo che questo fa già tanto. Ce ne sono dentro 20, rimuove anche il trucco waterproof abbastanza, e, con olio di mandorle, provitamine, estratto di camomilla, mi è piaciuto molto. Sono economiche, quindi le riprendo sempre. Poi, io e il mio ragazzo abbiamo terminato perché inizia il periodo ovviamente. L'aloe vera, questa l'aveva presa lui in farmacia. Aloe vera Esigel pura 99,9%. Questo con 100 ml gli era costato un botto. Infatti io ho detto, cioè, senti, prossima volta ci penso io a prendere l'aloe. Aveva tipo pagato 12 euro 100 ml, una cosa del genere. Scandaloso. Teniamo la scatola, ovviamente l'abbiamo utilizzato per ogni evenienza, lui ora si è scottato la schiena, stiamo usando l'altro che avevo acquistato io, sempre aloe vera, quindi per le scottature. Una volta mi era uscita una specie di infiammazione alla gengiva, siccome c'è scritto che lo puoi utilizzare anche in quel caso, ne ho messo un po' e ha funzionato, quindi oramai lo uso per ogni dove l'aloe. E ci deve essere a casa. Poi, delusa e amareggiata di questo prodotto, ho utilizzato questo. Il prodotto di per sé è efficace, anniva, invisibile, black and white, ha un'ottima profumazione. L'unica cosa, ho detto figata, travel size, la metti in borsetta nel momento del bisogno, una rinfrescata e via, perché per il momento, a parte il prodotto in crema che sapete che utilizzo sempre, quello per le ascelle, è l'unico che funziona per tutta la durata del tempo che mi serve. Gli altri non durano così a lungo. Quindi ho detto dai, figata, prendo questo che così almeno mi rinfresco. Durata neanche 2 giorni. Cioè, una volta, 2 volte è finito. Non lo riprenderò ovviamente, era una figata assurda avere questa mini size, quindi questa da portare in borsetta, ma se dura così poco, anche no. Preferisco allora mettermi, infatti io porto anche a lavoro adesso il deodorante classico nella classica confezione. Il mio ragazzo ha terminato e lui le lascia poi così in bagno, così dice la serva dopo lo butta. Perché buttarlo io? Sì che in questo caso mi sarebbe servito per fare il video, però ha finito il balsamo dopo barba anti-irritazione della Nivea Men. Ora ha preso. Avete presente quello che va tanto di moda, utilizzato anche come primer? Il Nivea sempre in confezione però di vetro bianco e la scritta blu. Lui ha preso quello, si sta trovando altrettanto bene. Questo ovviamente a condizioni pietose, era una specie di sostanza in gel e il profumo non è male. Lui lo usa come semplice dopobarba, si trova bene. Ho terminato, grazie al Signore, me ne è rimasto giusto un dito di là che sto utilizzando. Questo. Mai più, mai più. Io la devo finire perché io le vedo in offerta. Dico wow, costa pochissimo, è il prodotto top, ne ho sentito parlare bene, ha un ottimo inci, è in offerta, ha un quantitativo grandissimo. Ma sì, prendiamo, le faccio scorta perché infatti io ne ho un altro di questo, non per capelli grassi e delicato, ma un altro tipo. E ne ho un altro sempre da 500 ml pagato sempre con quelle cagate che vi vengono in mente. Solo che essendo che io le uso da sola queste cose, ci metto una vita a terminarle e per me questo è un problema perché essendo con Buoninci c'è la possibilità, ora questo ce l'ho fatta perché ho utilizzato praticamente solo questo, c'è la possibilità però che mi scada il prodotto. Quindi stupida me che non ci penso quando, infatti non l'ho più comprati a parte quelli che ho già di scorta, però non penso che prenderò mai un prodotto del genere a meno che non lo utilizzi con me qualcun altro, perché ci sono periodi che magari il mio capello ha bisogno di un altro tipo di shampoo e
E io non posso farlo perché se no questo non posso metterlo di fianco, avete capito cosa intendo? Immagino di sì. Quindi sicuramente è un ottimo prodotto, se avete in famiglia che utilizzate questi prodotti va bene, io sinceramente non lo acquisterò per il motivo di cui sopra. Poi il solito Elmex terminato dal mio ragazzo, come sapete questo viene ripreso a ritroso, ora ultimamente non l'ha acquistato perché non l'ha trovato in offerta e quindi abbiamo ripiegato su un altro tipo. Poi ho terminato, grazie a Dio, non, cioè, è l'ercio. Il lerciume che c'è in questa confezione, non vi dico. Questo lo potete vedere da voi. Allora, questo era uno struccante bifasico dell'Avenida, certificato ICEA, pagato pochissimo, nei supermercati di più li trovate. Questo sinceramente io non lo acquisterò. Non mi è piaciuto per niente, per finirlo ci ho messo una vita. È troppo oleoso, troppo grasso. Sì, mi direte, è un bifasico, sì, ok, però vedete, mi è rimasto l'olio. Cioè, non è fatto bene, un bel bifasico, ha una stessa quantitativa sia di olio che di acqua e non va a pesare sull'occhio quando strucca. Questo mi lasciava olio ovunque, infatti dovevo risciacquare abbondantemente, poi ci passavo un altro struccante per cercare di rieliminare i residui. È stato orribile, mi si è rotta la confezione, non è fatta bene nemmeno, perché non è solo il fatto che a me mi si è rotta, ma il dosatore che hanno messo il semplice buco fuoriusciva il tutto, infatti è tutto impiastricciato, quindi sicuramente non lo riacquisterò. Sì che costa poco, ma no. E poi ho le ultime quattro cose. Allora, ho terminato. Aspettate. Allora, questo lo butto perché si è seccato e ha cambiato profumo, odore, quindi assolutamente no, è una cosa che metto negli occhi, quindi non vorrei mai. Si tratta dell'eyeliner Casino Golden della Pupa, quello rosso. Mi spiace infinitamente, l'avevo preso all'outlet, l'ho utilizzato se no due volte. Questo sarà da lezione per il futuro, perché non dovrò più acquistare colori che poi comunque non vado ad utilizzare. Ok, il viola scura, ok, il marrone, ma rosso no. Poi passiamo ai campioncini. Scusate se vado di fretta, ma uno, ho fame, quindi devo mangiare e poi scappare subito perché nell'unico mio giorno di riposo ovviamente ho mille cose da fare. Sono uscita stamattina mi sono svegliata, nonostante tutto presto, sono uscita, sono andata a fare due commissioni per CGL, quelle cose lì, sono tornata a casa, ho fatto in tempo a mettere su una lavatrice, mi sono fatta una doccia. Ho messo su da mangiare, mi sono sistemata un po' la faccia perché sennò sembravo un mostro. Ora il piatto di pasta è di là che mi sta aspettando e poi devo mangiare e uscire perché è l'unico giorno che posso uscire con una mia amica per cercare di trovare il vestito per il matrimonio di mia madre. Quindi ecco perché la mia fretta. Comunque, ho finito dei campioncini, un campioncino di Coffee Body Butter della Organic. Questo mi era stato dato al Cosmo Prof, sì, 1 miliardo di anni fa, era comunque ancora buono e non mi è piaciuto per l'odore troppo intenso di caffè, poi non, però non persisteva nella gamba, cioè non si sentiva proprio già più, quindi no. E il burro era un po' troppo grasso, non so come spiegarvi, non, facevo fatica a spalmarlo e a farlo assorbire dalla pelle, quindi sicuramente non è un prodotto che riacquisterei. Poi ho terminato il mio amato. Ah, che meraviglia! Alien di Angel, giusto? Mugler, si chiama Angel, Thierry Mugler se non sbaglio. Comunque Alien fantastico, meraviglioso, ha un profumo spettacolare. Questo me lo sarei dovuto prendere, cioè in realtà mio fratello me lo doveva regalare, però poi mia madre gli era piaciuto da morire quando l'ha sniffato e mi guardava con quegli occhi da cucciolo abbandonato.
E ho detto va bene, ok, prenditelo tu. E quindi alla fine ce l'ho a lei, però è veramente fantastico. Ogni volta che posso avere il campioncino me lo prendo, ma non lo prendo perché ho troppi profumi, ovviamente. E poi ho terminato Aloe Vuota, vuota, come dicono i giapponesi, vuota, water, della Yankee Candle. È dolcissima ma senza essere troppo dolce. So come spiegarmi. È un misto tra fresco e dolce. Io le utilizzo soprattutto anche per rilassarmi. Magari la sera accendo una Yankee Candle, mi rilasso con un libro nel divano ed è fantastico, meraviglioso. Niente ragazzi, scusate la parlantina. Spero che questo video vi abbia tenuto soprattutto compagnia, che è il mio principale motivo. E fatemi sapere qua sotto cosa avete provato tra le cose che ho provato e quale vi ha stuzzicato, diciamo, l'idea di acquistarlo. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un altro video. Ciao ciao!